Pronto? Buonasera a tutti, sentite bene? Sì, almeno questo funziona. Quello lì no, quello lì il proiettore no, ed è un vero peccato, perché intanto penso che voi tutti conosciate Frigio Capra e abbiate letto o abbiate perlomeno sentito parlare del Tao della fisica, e non cito solo questo per essere breve. Ma è un vero peccato che non si possano usare delle immagini, perché la tesi di Frigio è che il pensiero di Leonardo da Vinci e il suo modo di comunicare è un modo visivo, è una scienza che nasce dalla pittura. E la pittura è lo strumento che permette di fare i conti con una natura che presenta forme in continuo mutamento, in modo inesauribile. E questo è appunto l'elemento. Io non so se si può dire che Leonardo da Vinci sia un grande scienziato. Non è probabilmente uno scienziato nel senso con cui noi pensiamo gli scienziati oggi, non è uno scienziato forse nemmeno nel modo in cui poteva essere Galileo Galilei. Però è una figura meravigliosa perché lega ancora il mondo dell'arte e il mondo della comprensione del mondo, della natura. E soprattutto crea delle nuove modalità di comprensione. Io adesso finisco brevemente riferendo un solo esempio, che speravo che appunto Frizzo potesse presentarvi, che è un esempio che sembra molto semplice. Pensate a un triangolo, poi pensate che il triangolo sia fatto di formaggio, per esempio, no? E allora ne tagliate via un pezzo a lunetta, poi prendete la lunetta, l'attaccate dall'altra parte, e avete trasformato il triangolo in una qualcosa di molto simile a una vela. Ecco, questo tipo di trasformazioni sono, come vedete, apparentemente molto semplici. Si possono complicare sempre di più. E oggi esiste in matematica una disciplina che studia proprio questo tipo di manipolazioni. Si chiama topologia. Ed è una disciplina che ha delle origini molto antiche. Può in un qualche senso risalire agli antichi greci, a Eraclito che diceva che in un cerchio l'inizio e la fine coincidono, ma che come disciplina sistematica è stata creata da un grandissimo matematico, fisico e filosofo della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, che Frizzo cita nel suo libro, che si chiama Jules-Henri Poincaré, uno dei più grandi, appunto, dei più grandi menti scientifiche tra Ottocento e Novecento. Ecco, Leonardo però usa questo tipo di trasformazioni, le usa nella sua impostazione, che è un'impostazione che è capace di cogliere somiglianze e analogie nei contesti più disparati. I capelli delle donne arricciati diventano un'immagine per rappresentare la turbolenza delle acque, tanto per dirne una, anche qui ci sarebbero state delle bellissime immagini. Quindi l'idea di fondo è questa, che le infinite variazioni delle forme geometriche servono a chi fa quasi l'artigiano della scienza e dell'arte a riprodurre le inesauribili trasmutazioni che avvengono nelle forme viventi quando appunto in natura si ha una gamma enorme di forme e noi invece abbiamo per simularla quantità limitate e costanti di materie. Questo sforzo continuo quindi che è l'elemento più vivo di Leonardo. Ho cominciato finendo dalla fine, perché questa è l'ultima pagina del libro di Frizio Capra su Leonardo da Vinci, ma è una pagina molto bella ed è una pagina di un appendice. Non lasciatevi ingannare da appendice matematica, quindi se è matematica non si legge, invece è un appendice matematica che vale la pena di leggere, perché alla fine io credo qui c'è il segreto per cui Frizio Capra vede in Leonardo io dico non uno scienziato standard ma un genio che apre tanto all'arte che alla scienza dei secoli a venire. Dopodiché ringrazio Frizio di essere qui, mi scuso, io non c'entro come meccanico, non sono molto bravo, perché non funzionano le immagini, e gli passo immediatamente la parola. Grazie. Grazie Giulio per questa introduzione, sono molto